Bene, oggetto 140, quindi sempre per l'assessore Chianella, tutela dei viaggiatori nelle diverse tipologie di trasporto pubblico, dall'utenza Trenitalia a quelli del mini metro, tempi, costi, modalità di intervento, informazioni della Giunta al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Con questa interrogazione ci vogliamo occupare dei tanti problemi che hanno i pendolari e i viaggiatori della Regione Umbria. In questa interrogazione ci occupiamo di due aspetti, quello della carta tutto treno e i viaggiatori che usufruiscono del mini metro. Allora, con un comunicato stampa del 23 febbraio, l'assessore con delega ai trasporti, Giuseppe Chianella, dichiarava che appunto dopo aver raggiunto l'accordo con i rappresentanti degli utenti, comitati dei pendolari e Federconsumatori, porterò avanti il mio impegno per concludere l'accordo con Trenitalia in merito alla carta tutto treno riservata appunto ai residenti in Umbria. E ribadisce questo impegno anche il 2 marzo 2017, appunto dicendo che voleva procedere alla commercializzazione della carta tutto treno, così da rispondere in maniera adeguata alle richieste avanzate dai pendolari umbri. È chiaramente un impegno, ribadisce, che la Regione si era assunta e che ora viene rispettato. Però eravamo al 2 marzo 2017 e oggi, a distanza di 8 mesi da allora, la situazione non è affatto, sembrerebbe che non sia cambiata, che ancora la situazione, appunto, e la carta tutto treno non sia comunque, non sia possibile effettuare questo servizio ulteriore che consentirebbe a molti pendolari di poter risparmiare qualche euro per il loro, ecco, va bene, per il servizio di cui usufruiscono. Immagino che uno non è pendolare così, pendolare è colui che usufruisce di un servizio perché deve andare a lavorare e quindi non per scopo ludico. Esatto. E siccome appunto il contratto di servizio siglato tra la Regione e Trenitalia prevede che ad oggi l'Umbria compartecipi alla spesa dei servizi ferroviari regionali con un corrispettivo di circa 37 milioni annui, di euro annui, e peraltro passando all'altro fronte, all'altra problematica dei pendolari del servizio appunto a mini metro, abbiamo una situazione in cui ci troviamo in una situazione in cui il Comune di Perugia, trovandosi, secondo notizie di stampa perlomeno, trovandosi in una situazione di grave difficoltà finanziaria, che perdura peraltro da anni, sembrerebbe che voglia proporre alcune azioni di contenimento, tra cui dismettere le quote detenute nella società Mini Metrò, che sono circa pari al 70%, per realizzare appunto qualche flusso di cassa. E allora, considerato però che il mini metrò, come anche altre società a noi Consigliere, note, non tempo. godono di ottimi risultati perché hanno, diciamo, perdite notevoli, grandi perdite per derivati, per la sottoscrizione dei derivati, per circa 1,6 milioni di euro per i derivati e poi la perdita per tutto il resto del servizio. E allora noi volevamo sapere la data certa entro la quale la Regione si impegna da una parte a definire appunto il sostegno economico ai pendolari che utilizzano, che hanno bisogno della carta tutto treno, comunicando d'altra parte, sull'altro fronte appunto, come vorrà intervenire per tutelare l'utenza che utilizza il mini metrò. E anche l'immagine della città di Perugia e anche dell'Umbria, alla luce poi dei piani di dismissione della giunta comunale, chiarendo Consigliere, peraltro, tempo è veramente fuori. chiarendo se e come la Regione scongiurerà ulteriori carichi finanziari diretti e indiretti da parte di Mini Metrò in considerazione delle enormi uscite finanziarie che sono testimoniate dal bilancio. Grazie. Prego. Grazie Presidente. Come già ho avuto modo di affermare, la carta tuttotreno rappresenta una concessione della Regione dell'Umbria e di poche altre regioni. Rappresenta una partecipazione della Regione in termini monetari all'acquisizione di un titolo aggiuntivo rispetto all'abbonamento e viene declinata in modi diversi da Regione a Regione.
instaurata nel 2009-2010, all'inizio prevedeva una partecipazione con risorse da parte della Regione molto contenuta. Nel susseguirsi degli anni, la partecipazione della stessa Regione ha avuto delle impennate che hanno raggiunto le 500.000 euro nel 2016. Nella sua applicazione, la Regione, all'inizio del 2017, aveva posto un freno ipotizzando una partecipazione più contenuta. Questa partecipazione e le sue modalità di applicazione sono state oggetto di accordi sottoscritti dai comitati dei pendolari, con una partecipazione all'interno anche della Consulta dei consumatori, che ha approvato questa modalità pressoché all'unanimità, questa decisione pressoché all'unanimità, che è stata assunta per l'anno 2017 ed alcuni elementi in prospettiva per il 2018, con la decisione appunto per il 2018 di introdurre un elemento di equità nell'acquisizione di tale titolo aggiuntivo, che viene sostanzialmente finanziato con denaro pubblico. Sarebbe la prima esperienza di introduzione dell'ISEE, mi riferisco appunto all'introduzione dell'ISEE. Gli uffici stanno studiando queste modalità perché questo strumento abbia un criterio di equità rispetto a una platea indistinta. Riteniamo questo un comportamento assolutamente corretto di fronte all'uso di denaro pubblico. L'accordo del 2017 ha visto l'impegno della Regione, come ripeto, sottoscritto dai pendolari e dalla Consulta dei consumatori, in 390.000 euro, le quali somma completamente assorbita intorno alla metà dell'ottobre 2017. Si rifinanzierà a partire dal 1 gennaio la carta tutto treno con le stesse modalità e con le stesse quantità di risorse. Qualora il lavoro degli uffici in concerto con Trenitalia è partecipato dai pendolari e dai consumatori, non abbia completato il percorso che abbiamo intrapreso e sul quale stiamo lavorando. Questo per quanto riguarda la carta tutto treno. Per quanto riguarda il mini metro, onestamente, consigliera, rimango allibito. Perché? Primo, perché voi avete fatto esposti o comunque iniziative di carattere politico sulla partecipazione della Regione alle difficoltà di Umbria Mobilità, la quale Umbria Mobilità risulta essere una partecipata della Regione. Oggi ci chiedereste o ci chiedete con questa interpellanza, cioè che la Regione si facesse carico dei problemi di finanza pubblica che ha il Comune di Perugia. Ora io tengo a precisare che la Regione non partecipa direttamente al Mini Metro SPA, ma partecipa indirettamente attraverso la sua partecipata Umbria Mobilità. Dico semplicemente che ovviamente questa richiesta mi resta strana, considerando anche che il fondo del TPL, cioè il fondo ordinario nazionale, il fondo ordinario, diciamo così, regionale dedicato ai trasporti, non può essere utilizzato per ripianare i debiti, diciamo così, di un comune o di una pubblica amministrazione. Detto questo, noi abbiamo, rispetto alle questioni più generali, attivato un tavolo che faremo entro la metà di dicembre per verificare tutte le, diciamo, opzioni, le ipotesi che sono state anche all'ordine del giorno in questi ultimi tempi. Allora, ringrazio l'assessore della risposta e preciso che in merito alla carta tutto treno ci sembra appunto di aver capito che da 500.000 nel 2017 siete passati a 390.000, avete finito e quindi rimangono 2 mesi di buco, quindi comunque un disservizio per questo periodo, evidentemente appunto poteva essere strutturato meglio se come voi dite, se c'era di sé, di partire da subito in modo tale che comunque si coprivano i pendolari più in difficoltà per l'intero anno. Ho piacere che lei si accorge che in questa regione, come negli uffici, si parla di denaro pubblico. Ho piacere, mi piacerebbe anche che ci se ne ricordi spesso e volentieri, perché come abbiamo avuto modo di sollevare in diverse occasioni, così non è. In ogni caso, diciamo, ritengo che in qualche modo si inizi oggi a pensare per tempo a come coprire l'intero anno 2018, magari anche con il sistema
diciamo che aiuta le persone più in difficoltà con un ISEE più basso, però in qualche modo si copra l'intera utenza dei pendolari. D'altra parte, invece, per quanto riguarda i viaggiatori pendolari del mini metro, io credo che non ci siamo forse evidentemente spiegati. Mai e poi mai chiederemo alla Regione di intervenire anche in quel progetto con risorse finanziarie. Una diosa proprio è una battuta. Allora, rispetto ai problemi, per esempio, di Umbria Mobilità, non mi risulta che il Comune di Perugia abbia impegnato un centesimo. Per favore, no, però sono considerazioni di ordine personale. Abbiamo esaurito. No, per favore. Ok. Allora, consigliere Squarta, per favore. Allora, per favore, sospendo la seduta se continuate così, Allora, consigliere Carbonari, la invito a concludere. Sì, per favore! Mette. Consigliere Squarta, basta per favore! Allora, per favore! Per favore! Concludo io, scusate. Allora, noi dobbiamo. Per favore, il tempo a vostra disposizione sta per scadere. Sul millimetro, mi perdoni. Noi abbiamo chiesto di salvaguardare l'asset strategico per la città di Perugia e per l'Umbria del mini metro. Fate come volete, ma salvatelo, salvaguardatelo, perché è un'opera magna, pubblica, fondamentale. Grazie. Per questa città. Grazie. Torniamo adesso all'oggetto 128 che abbiamo saltato in precedenza. Si tratta dell'interrogazione dei consiglieri Fiorini e Mancini rivolta all'assessore Barberini. Criticità riscontrate presso l'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. Considerato che presso l'ospedale Santa Maria delle Stelle di Orvieto gli utenti lamentano tempi di attesa eccessivi per le prestazioni sanitarie, quali, a titolo esemplificativo, circa 2 anni per un ecocardiogramma, 9 mesi per una visita senologica, 1 anno per una visita oculistica, 1 anno per un eco Doppler agli arti inferiori, 10 mesi per una mammografia, 1 anno per una coloscopia, 18 mesi per una visita odontoiatrica. Preso atto che oggi risultano chiuse le prenotazioni per le visite fisiatriche, per le visite pneumologiche e per effettuare le prove allergiche, considerato che presso il nosocomio orvietano manca un'unità di terapia intensiva cardiologa e uno stroke unit, considerato altresì che i reparti di cardiologia, chirurgia, urologia e il pronto soccorso presentano delle carenze di personale sanitario e che non sono stati nominati i primari di oculistica e di ginecologia. Ricordato che nel reparto di terapia intensiva risultano posti letto inutilizzati a quanto sembra per mancanza di infermieri, considerato pertanto che molti pazienti del territorio orvietano, a causa delle lunghe liste di attesa e delle carenze organizzative sopra ricordate, sono costretti a spostarsi presso gli ospedali di Terni e Foligno. Si interroga la Giunta regionale per sapere quale azioni intenta adottare per eliminare le molteplici criticità evidenziate in narrativa relative all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Grazie. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, i numeri citati dagli interroganti e letti ora in aula dal consigliere Fiorini sono numeri abbastanza fantasiosi che non rispondono alla verità dei fatti ed anche le fattispecie che sono rappresentate. E mi spiego meglio. Il presidio ospedaliero di Orvieto è e resterà il presidio ospedaliero nella rete emergenza urgenza regionale. Secondo la programmazione della rete ospedaliera fatta, assunta dalla giunta regionale con delibera del numero 212 del 2016,
È previsto e si sta dando esecuzione con l'apertura dell'UTIC e del Stroke Unit di primo livello. Per quanto riguarda l'UTIC, le dotazioni di professionisti cardiologici sono attualmente in corso, manca di fatto una sola unità, ne mancherebbero due, una entrerà in forza il 1° gennaio del 2018 e un'altra non appena completato la procedura di concorso in atto. La stroke unit citata, già sono state assunte, sono già le tre unità infermieristiche, i due operatori sociosanitari, manca solamente il logopedista, ma anche questa viene completata entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda la chirurgia non si ravvisano carenze, in quanto tutta la dotazione organica è perfettamente coperta. Per quanto attiene il pronto soccorso, la dotazione prevista per il presidio ospedaliero è di 12 unità, ne sono attualmente presenti in servizio 11 e per la unità mancante si sta facendo ricorso a una graduatoria, a un avviso già effettuato. Per quanto attiene infine alle prenotazioni di visite fisiatriche, pneumologiche e le prove allergiche, non sono mai state né chiuse né sospese. In particolare per quanto riguarda le visite fisiatriche, le posso confermare che già oggi stesso il primo appuntamento disponibile è l'11 gennaio 2018. Quindi tutti numeri che certificano l'attenzione che è stata data al presidio ospedaliero. Per quanto riguarda le strutture complesse, la struttura complessa del primario di pronto soccorso è in atto la procedura di selezione. Per quanto riguarda l'oculistica, essendo il professionista avendo vinto una procedura presso l'azienda ospedaliera di Terni e ha preso servizio solo in data 1 luglio 2017, dobbiamo attendere i 6 mesi per poter bandire da regolamento, da legge, per poter bandire un'ulteriore procedura concorsuale. Per quanto riguarda i tempi che sono stati citati nella interrogazione, per quanto attiene a tutte le visite o tutte le attività incluse nei RAO, nelle diverse tempistiche, RAO 3 giorni, RAO 10 giorni o RAO 60 giorni, che ovviamente sono la tempistica in base alla presunta gravità, bene, rispettiamo puntualmente tutta la tempistica e devo dire, è a disposizione anche del consigliere, se vuole, i giorni di attesa ufficiali, che sono di gran lunga inferiori a quelli rappresentati. Io credo che serve un senso di responsabilità da parte di tutti noi nel raccontare e nel rappresentare dati effettivi. Assessore Tempo, scusi. I dati che sono stati rappresentati nella interrogazione sono stati oggi letti a gran voce, non rappresentano assolutamente la verità. Detto questo, abbiamo la necessità di migliorare ancora, di intervenire, in particolare non per le prestazioni incluse nei RAO, ma per le attività che sono fuori RAO e che sono non monitorate, dove sappiamo bene che il non RAO va garantito nel 60 giorni per l'accertamento diagnostico e 30 giorni per la visita, e lì può esserci qualche criticità, ma c'è in tutto il sistema regionale, direi in tutto il sistema nazionale. Proprio oggi rappresento che c'è stata una riunione da parte del soggetto, il professionista che si è inventato i RAO e che proprio oggi ha certificato che il modello Umbro è un modello che indubbiamente, come qualsiasi cosa, è migliorabile, è perfettibile, ma è una situazione di assoluta positività in un contesto, non ce lo dimentichiamo, estremamente difficile. Grazie. Grazie. Prego, consigliere, per la replica. Grazie, Presidente. Io
Sarò breve perché ricordo l'assessore che oggi sarà presente, se non erro, al Consiglio Comunale aperto ad Orvieto. Dunque i numeri che io ho dato, i quali lui dice che sono fantasiosi, spero che li ripeta anche oggi in Consiglio Comunale ad Orvieto davanti ai cittadini, dove sarà presente anche la Presidente Marini. Poi però, se qualche cittadino le urla contro, non scappi ma risponda, perché secondo me quello che lei ha detto è fantascienza. Grazie.